Buonasera, buonasera, ben ritrovati a Caro Padre con Don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana. Buonasera, bentornato. Buonasera. E bentornato anche a Don Roberto Ponti. Buonasera Adriana e grazie di essere con noi. Allora, come al solito il tema della serata viene ispirato dai colloqui col padre nella rubrica su Famiglia Cristiana e questa volta andiamo lontano ma non poi così tanto, perché parliamo della guerra in Medio Oriente, perché un lettore ha scritto a Don Stefano un po' criticando l'atteggiamento di Israele per la reazione che sta avendo la reazione militare di cui stanno facendo le spese soprattutto i civili a Gaza, e in qualche modo con una ferma condanna proprio all'operato di Israele. La risposta del direttore di Famiglia Cristiana è: non è che condannando Israele salviamo i civili di Gaza, l'unico modo per interrompere tutto questo è fermare la guerra, non condannare uno Stato oppure condannare solo una delle due parti. Questa è la tua risposta, no? Fermate la guerra, che un po' è anche il monito del Papa. Sì, diciamo che viviamo un tempo drammatico di passaggio proprio anche nelle relazioni internazionali, dove ormai il dialogo diplomatico sembra veramente essere ridotto al lumicino. Questo vale sia per Gaza e sia per l'Ucraina. Sì. Sembra che queste guerre non possano conoscere fine fino all'annientamento del nemico. Ecco, come se fossimo tornati indietro di 70 anni alla Seconda Guerra Mondiale, in cui la vittoria, l'unica ipotesi di vittoria, è l'annientamento dell'avversario, la vittoria totale su tutto il fronte. Questo vuol dire morte, vuol dire distruzione, vuol dire produzione di armi che sta crescendo, l'investimento di armi in maniera esponenziale, e questo ci dice che si aprono dei tempi con grandi punti di domanda, perché se questo è l'atmosfera che c'è oggi nel mondo, non è detto che questi drammi a breve possano arrivare anche oltre i confini dove oggi sono appunto confinati. E quindi avvicinarsi anche a noi. Vi ricordo sempre che potete telefonare 0243 43 43 3434, oppure scrivere i vostri messaggi o WhatsApp al numero 366 213 1894, perché non è il solito numero, quindi non lo so a memoria. Allora, Don Roberto, c'è da dire che anche molti giovani sono mobilitati per questo, no? Perché noi abbiamo visto manifestazioni anche qui a Milano, dove poi però si vede da una parte la richiesta della pace, dall'altra alcuni facinorosi che bruciano la bandiera di Israele, e non va bene neanche quello. Non va però bene, ma io dico che il tema di fondo è la guerra come mezzo per risolvere delle situazioni che non va bene. La violenza oramai la conosciamo, sappiamo a che cosa porta. È vero che in qualche modo è insita nella nostra natura umana, c'è quella parte violenta, diciamo così, esagerando un po', in ciascuno di noi, però non può essere il mezzo per risolvere delle situazioni. Abbiamo tanta storia e tanta esperienza alle spalle, cerchiamo di andare avanti col dialogo. Ecco, anche questa è una via da praticare. Quella del dialogo. C'è una telefonata. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Ha cambiato idea, non era pronto. No, chiamateci se volete parlare, ma non solamente per prendere la linea. La via del dialogo, che però dipende dagli stati, no? È una questione politica e diplomatica. Il discorso che volevo fare, poi la telefonata ci ha un po' distratto, sì. Questo. Diciamo che se andiamo nello specifico e analizziamo il caso Israele, Hamas, Palestina, Terra Santa, ecco, rischiamo sempre di trovare qualche punto critico che poi ci fa stare da una parte o dall'altra, e poi magari anche sentire delle voci discordanti dal punto di vista storico, dal punto di vista diplomatico. Ecco, una situazione molto intricata, molto complicata. Io direi che l'obiettivo adesso che in tanti cercano di perseguire è: troviamo una via di pace. Se andiamo in fondo e vogliamo veramente trovare le ragioni di uno e dell'altro, non ci fermeremo mai, e come sta succedendo da mesi si protrae anche questa guerra, non è sostenibile. E penso che il Papa l'ha detto chiaro anche domenica scorsa: basta, basta, basta. Però poi devono essere gli stati che devono intervenire, perché la dico in maniera semplice: il Papa fa il Papa ed è giusto che anche la Chiesa abbia questa posizione, poi i governi sono un'altra cosa.
Beh, relativamente, se noi pensiamo a quello che è successo in Ucraina, cambiando quadrante geopolitico, sì, il Papa è stato l'unico, almeno a, a conoscenza di cronaca, insomma, ad essersi mosso dal punto di vista diplomatico, prima di tutto il giorno dopo lo scoppio della guerra. Cioè tu dici anche i paesi, gli stati dovrebbero cercare di trovare una via diplomatica. Allora, il Papa ci ha provato con la missione di Monsignor Zuppi, il presidente della CEI, che è andato in tutti i luoghi, dove, nelle capitali dove si combatte la guerra, Kiev, Mosca e poi è andato, sì, anche a Pechino, quindi ha cercato una via concreta. E come era riuscito in altre volte, qui sembra che non sia riuscito, però almeno, almeno avere un dialogo, avere un minimo di ponte, credo che sia stato l'unico segno esterno. Poi forse ci sono altri tentativi, questo noi non lo sappiamo. E a Gaza sappiamo molto di più, sappiamo che l'America fa pressione su Israele, che però non ne vuol sapere, perché deve annientare Hamas, che ha fatto questo efferato pogrom, veramente un pogrom, cioè uccisione di una parte del popolo ebraico in maniera indiscriminate. E ora c'è questa sorta di rappresaglia, di vendetta, che però questa, che forse è spropositata. E quindi questo certamente ci pone dei grandi punti di domanda, anche perché le condizioni umane, umanitarie nella striscia di Gaza adesso sono veramente insostenibili, eh sì, rischiamo di avere morti per malattia, per fame, per stenti. Sì, che poi sono morti civili, e questo lo ricordiamo, sono bambini, sono famiglie. Non... Sì, a volte forse non mettiamo bene in testa i numeri, sì, di questa guerra. E io ho dei dati aggiornati al 14 gennaio, sono molto, come dire, circostanziati, anche divisi per categorie, però abbiamo davanti delle persone. Pensiamo quando abbiamo un lutto in casa che cosa significa. Ecco, qui sono tutti dei lutti che toccano delle famiglie, delle persone. Numero di palestinesi uccisi a Gaza 23.843. Numero di persone uccise in Israele più di 1.200. Numero di palestinesi, ah beh, certo, c'è un rapporto senza 347. Senso. Ma il rapporto, come dire, il rapporto sappiamo che ognuno è importante, cioè ogni vita, per i suoi cari. Sì. Quindi pensiamo che cosa significa perdere un proprio caro, e da una parte e dall'altra, e in un numero che è grande e in un numero che è piccolo, ma sono tante persone che vengono meno per quale ragione? Ecco, questo uno può dire, hanno iniziato loro, di chi è la colpa, però poi alla fine che ci vadano di mezzo delle vite umane, questo è veramente, non è più accettabile nella, diciamo, il mondo è cambiato, perché una volta erano situazioni che accadevano lontani, magari lontane dalle città, magari si sapeva qualcosa, adesso sappiamo tutto, possiamo capire e avere i dati su tutto. Sì, poi li abbiamo anche in tempo reale, no? Quindi... perché ormai la comunicazione è talmente veloce che... ci scrive Valerio, la reazione di Israele è esagerata, ma è anche vero che i cristiani in quei paesi non se la passano bene. Cosa ne pensano i suoi ospiti? Beh, ormai da tempo i cristiani sono cacciati da tutta la mezza luna fertile, per cui non solo da quello che è oggi Israele, ma pensiamo all'Iraq, cosa ha significato quella guerra, pensiamo all'Iran, pensiamo alla Siria. Sono paesi dove il concetto di reciprocità non funziona. Sì, soprattutto dove si è radicalizzata una lotta di religione, però strumentalizzata a fini politici. Il 15 marzo celebreremo la giornata contro l'islamofobia, che vuole appunto farci comprendere come le religioni non possono parlare di odio, questo il Papa lo dice insieme ai grandi delle religioni della terra, ma sono strumentalizzate, questo lo vediamo anche in Russia, dal patriarcato di Mosca, come viene utilizzato a fini politici anche la religione. Questo è sempre stato, e purtroppo siamo tornati. E sì, quindi non dobbiamo anche noi cadere, no, nella certo, questione del... Però io vorrei dire anche un'altra cosa. Una guerra, soprattutto una guerra radicale come questa, semina le guerre del futuro. Io immagino questi bambini ebrei che hanno perso i fratelli, hanno perso i cugini, no, nel pogrom del 7
ottobre, penso ai bambini di Gaza che si trovano, che adesso si trovano in questa situazione terribile. Casa, così. Ecco, mi domando che futuro ci sarà per un domani. Veramente io sono terrorizzato da quello che da qui a 30, 40, 50 anni potrà essere. Cioè sulle, con le conseguenze che poi in realtà si è parlato di due popoli, due stati, vi ricordate con Arafat c'era Bill Clinton nel 1997, poi però non si è mai riusciti. Sì. C'è un messaggio, sì, c'è un'altra messaggio domanda? Un messaggio abbastanza elaborato, lo leggo con sì. voi. L'amore per la terra e la libertà, seppur a rischio per missili e guerra, non penso possano essere difesi con una risposta di altrettanta guerra di armi. Credo fortemente in un'altra risposta, una risposta di difesa con più o meno la stessa arma violenta e crudele dell'aggressore. Non è mai una risposta vincente. L'amore, sì, è, diciamo, il pensiero è evidente. Non si può rispondere alla violenza con la violenza. Questo vale anche per l'Ucraina, no? Allora questo vale anche per l'Ucraina, perché tutti quanti l'abbiamo detto, è la Russia che ha attaccato. Però se noi diciamo non si può rispondere con la violenza, la soluzione qual è? Che l'Ucraina deve subire l'attacco della Russia? Perché poi siamo sempre lì. Questo è un dibattito aperto nella società civile, ma anche nella Chiesa, quella della guerra giusta. Quindi della guerra giusta, sì. Della risposta, come dire, a un attacco armato. Ovviamente sì. La dottrina della Chiesa la prevede, ma sempre di meno, però è messa, non dico come ultima soluzione, ma proprio esclusa dal magistero della Chiesa. Ecco, potrebbe sembrare utopistico, ma c'è anche chi propone di abbassare le armi e di fare una specie di resistenza attiva, un po' come quella che fece Gandhi, no? Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè un pacifismo disarmato, però come una resistenza civile. Ci vuole molto coraggio per fare una cosa. Ci vuole molta unità anche all'interno. E poi molta unità. Perché la prima cosa è reagire, e noi lo vediamo con l'Ucraina, ma reagire porta a distruzione, porta a morti da una parte e dall'altra. Eh sì, perché poi dopo nessuno si ferma. Abbiamo anche un... hai scelto un pezzettino del Papa... Sì, magari lo vediamo. Vuoi vederlo dopo? Parte, va bene, vediamolo dopo. Ragioniamo un po'. Va bene, ma andiamo allora una piccola pausa, diamo la linea alla regia tra poco. Rieccoci, stiamo parlando della guerra a Gaza e come avevamo anticipato ne ha parlato più volte anche il Papa e lo ha fatto anche durante l'Angelus di domenica. Hai sì. preparato un piccolo estratto. Sì, è la parte in cui ancora una volta il Papa parla contro la guerra, ovviamente in favore della pace, e questa volta è stato molto esplicito e ha chiesto anche alla folla di dire con lui basta, e forse è veramente il grido che vogliamo sentire un po' dappertutto. Sentiamolo. Cari fratelli e sorelle, porto quotidianamente nel cuore con dolore la sofferenza delle popolazioni in Palestina e in Israele dovuta alle ostilità in corso. Le migliaia di morti, di feriti, di sfollati, le immani distruzioni causano dolore, e questo con conseguenze tremende sui piccoli e gli indifesi, che vedono compromesso il loro futuro. Mi domando, davvero si pensa di costruire un mondo migliore in questo modo? Davvero si pensa di raggiungere la pace? Basta, per favore, diciamo tutti noi, basta, per favore. Fermatevi, incoraggio a continuare i negoziati per un immediato cessate il fuoco a Gaza e a tutta la regione affinché gli ostaggi siano subito liberati e tornino dai loro cari che li aspettano con ansia, e la popolazione civile possa avere accesso sicuro ai dovuti e urgenti atti umanitari. E per favore non dimentichiamo la martoriata Ucraina, dove ogni giorno muoiono tanti. C'è tanto dolore, no? Che poi dal punto di vista politico, militare,
Qual è lo scopo di Israele? Annientare Gaza? Annientare la... Perché io l'Ucraina, lo scopo è non farsi invadere dalla Russia, c'è uno scopo strategico evidente, ma qui qual è l'obiettivo? Beh, io mi fa paura solo pensarci. Cioè, l'obiettivo è quello di eliminare la radice Hamas. Ma è il solito discorso che Hamas non coincide con Gaza. Non coincide con Gaza, adesso qui ovviamente poi le opinioni possono divergere, c'è chi può dire tutto sommato il popolo palestinese, o meglio il popolo della striscia di Gaza è favorevole a Hamas, io dubito molto fortemente. E certamente cosa è successo che all'inizio degli anni 2000 con il passaggio di testimone dalla OLP di Arafat, che era un'istituzione riconosciuta anche a livello internazionale, aveva fatto gli accordi di Oslo, poi riconosciuti a Washington nel 1993, e cosa che non dei due stati, no? Due sì, stati, quello che dicevamo prima, dove diciamo era stato prima. Testimone Clinton. E il passaggio a una radicalizzazione che ha coinciso con poi le grandi la rinascita dell'Islam anche violento in tanti altri stati, ha fatto sì che questa organizzazione abbia sviluppato una mentalità militaresca e di annientamento di Israele. Qual è il problema? È che Hamas vuole annientare Israele, Israele vuole annientare Hamas, e in mezzo ci sono milioni di persone che muoiono. E la stessa cosa, mutatis mutandis, è anche in Ucraina. Per questo il Papa dice basta, perché la soluzione non è l'annientamento dell'altro. Perché l'obiettivo è l'annientamento, certo. Invece la convivenza trovando una forma anche se difficile, chiaramente, perché più si radicalizza un conflitto più è difficile, più sarà difficile far vivere due popoli così vicini. L'unica soluzione sono i due stati, però è chiaro che una guerra totale come questa rende questa soluzione politica oggi più difficile, e peraltro anche il leader di Israele non è che tanto per la quale, nel senso che è di un partito che ragiona con la logica della supremazia. Infatti anche degli oppositori attorno a lui non è tutto Israele esattamente dietro la posizione come di come non Netanyahu. Tutta la Russia sta dietro a Putin. Sì, diciamo, per fortuna ci sono anche coloro che vogliono maggior dialogo, vogliono una via, una soluzione diplomatica, un cessate il fuoco, e speriamo che si arrivi a determinare questa situazione almeno di blocco del conflitto, se non di pace, almeno di fermare l'uso delle armi, perché poi sappiamo che nei prossimi giorni inizierà il Ramadan, e quindi sì. C'è anche una situazione particolare dal punto di vista religioso che dovrebbe essere rispettata. Speriamo che possa significare almeno il cessate il fuoco. Tu dici almeno per una pausa temporale? Almeno permettere l'arrivo di aiuti umanitari, perché i bambini, le persone, i civili che sono anche ammalati, che hanno bisogno di cure, possono avere il necessario, ovviamente senza utilizzare questa situazione per ancora rifornirsi di armi, tutto il resto. Sono situazioni veramente delicate che, se non vengono risolte alla radice, poi rischiano poi di trovare altre scappatoie purtroppo negative. Ecco, quello che il Papa ha chiesto, sappiamo, è un uomo di 87 anni che tiene alla pace nel mondo, e ha gridato anche dopo aver avuto dei problemi di voce, ha gridato basta, perché crede fermamente anche nella sua persona al bene necessario della pace e all'arrestare la violenza. Ecco, speriamo che venga ascoltato veramente, è questo veramente quello che sento che è necessario dire in questo momento, anche se i governi non ragionano in quel modo, no? Perché i governi sì, dicono di essere per la pace, però non c'è un messaggio così chiaro come quello del Papa da parte dei governi, almeno io non lo vedo. No, beh, certo, soprattutto il governo attualmente al potere in Israele. No, ma io parlo anche dei governi europei.
Ma i governi europei purtroppo sono divisi. Quello che era un gigante, quello che è un gigante economico l'Unione Europea rimane un nano politico negli grandi scacchieri internazionali. Questo purtroppo non è da oggi, cioè l'unità politica non ha mai fatto quel passaggio ulteriore per unificare la politica estera, anche la politica di difesa, se si vuole parlare di quello, e rimane tutto confinato a parti fondamentali, ovviamente dell'economia, ma non c'è mai stata la volontà politica di fare questo. Ma vorrei dire anche che in Israele, o meglio a Gaza, c'è un altro tema molto forte che condiziona le trattative per la tregua, che sono gli ostaggi. Ci sono ancora un centinaio di ostaggi. Sì, ci sono anche gli ostaggi, sì, certo. E gli ostaggi vuol dire famiglie in Israele che fanno pressione su Netanyahu perché si arrivi a una tregua e uno scambio di prigionieri, cosa che è riuscita solo una volta, o forse anche segretamente altre volte, ma ne rimangono 100. Quindi sono tutti temi che sono sul tappeto e che costituiscono oggetto di trattative infinite, però io ho l'impressione che più il tempo passa, cioè Israele vuole guadagnare tempo per cercare di avanzare il più possibile dentro Gaza e distruggere il più possibile questi cunicoli, tutta questa struttura parallela che c'è sottoterra, e distruggere anche quello che rimane di Hamas. Quindi purtroppo quando la volontà è quella, parlare di pace diventa difficile. Sì, e poi sì, non credo esatto che nessun appello possa fermare la volontà distruttiva che c'è in questo momento in Netanyahu. Purtroppo sembra di sembra no, così. A volte si aprono delle brecce che sono al di là della nostra, dai nostri ragionamenti, anche di quello che pensiamo possa adesso elaborare nella sua mente il capo del governo di Israele. Senz'altro c'è uno spazio in lui che potrebbe aprirsi per il dialogo, per cercare una via di pace. Noi riceviamo anche ogni giorno dei messaggi che chiedono, anzi che chiedono preghiere e offrono preghiere per questo tema della pace. La mattina di Telenova è dedicata soprattutto a questo, alla preghiera, alla riflessione, sì. E alcuni proprio scrivono e mettono come intenzione di pregare per il popolo palestinese, per il popolo israeliano, ecco, perché si trovi un dialogo, si trovi la pace. Secondo me dovremmo lavorare di più con le organizzazioni umanitarie. Cosa sta facendo la Chiesa in quei luoghi, chiedono? Beh, a Gaza esiste una sola parrocchia perché è una zona a stragrande maggioranza musulmana, una parrocchia che è stata anche bombardata, è stata anche bersagliata, e ogni giorno il Papa chiama il parroco, anzi il parroco è rimasto prima del 7 ottobre, era a Gerusalemme, quindi non è mai potuto rientrare, ci sono delle suore che hanno dato ospitalità. E che gestiscono loro. E quindi c'è questa prima realtà, ma poi ci sono anche altre, per esempio l'Oxfam, è una delle associazioni, delle organizzazioni umanitarie che agiscono là, ma chiaramente agiscono in una situazione di emergenza, perché se non possono entrare i beni, cioè se i valichi sono chiusi, evidentemente non si può. Sì, anche loro, certo, il loro aiuto è molto limitato. Sì, purtroppo finché non entrano, abbiamo visto queste immagini abbastanza suggestive, no? Di questi paracaduti che sono stati viveri, che sono stati paracadutati dagli americani per cercare di dare un po' di sollievo a queste popolazioni. Fra l'altro, guardandole quando erano lontani, mi è venuto un po' un colpo, perché mi ricordo questi deltaplani che stavano atterrando nella festa, no? Nella festa a Israele, dove poi hanno al confine con la striscia di Gaza, per proprio il 7 ottobre, dove hanno ucciso un sacco di ragazzi. È tornata certe immagini hanno proprio colpito la nostra sensibilità e anche cambiato la nostra visione del mondo, delle immagini che ci arrivano da tutto il mondo. Secondo te, Don Roberto, andremo a finire veramente con l'annientamento, così come vuole lo Stato di Israele? È evidente che le forze in campo sono diseguali. Sì. Così però sembrava situazione. Così anche in Ucraina, in realtà sì, poi non è così. Perché poi la guerra giocata in questa maniera, che è una guerra antica e nuova nello stesso tempo, antica perché si va avanti metro per metro, è nuova perché i mezzi a disposizione sono tecnologici e permettono di fare delle operazioni chirurgiche sul territorio, però poi i risultati sono gli stessi, c'è gente che soffre e c'è gente che muore, ma ecco, questo è veramente la situazione che abbiamo davanti. Dobbiamo sperare e fare pressione anche
le manifestazioni fatte nel modo corretto possono dare l'impressione che l'umanità intera sta chiedendo sì, la pace. Quindi quello che stiamo dicendo è che le mobilitazioni anche di piazza sicuramente sono utili perché richiamano l'attenzione su quello su cui appunto il Papa parla tutte le domeniche, ma se anche la società civile si fa sentire in modo pacifico senza bruciare le bandiere, probabilmente questo è il grido che può arrivare dalla società. E aggiungo senza manganelli anche. Senza manganelli, certo. È una forma di repressione che oggi è veramente difficilmente tollerabile. Senza manganelli e senza bruciare niente. Questo un grande rispetto reciproco. Grande rispetto. E magari le manifestazioni chiedere l'autorizzazione, quella è l'altra cosa. Va bene, io vi ringrazio Don Stefano e Don Roberto. La linea adesso, come ogni martedì, va a Marco Bellavia e il suo Vivere Meglio. Noi ci vediamo martedì prossimo.